Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Presonus tempo fa annunciò durante la pandemia questo nuovo sistema di audio integrato con possibilità di streaming diretto verso le varie piattaforme, adorate tantissimo dai gamers quanto dai musicisti e dagli insegnanti online. Un sistema che permettesse di collegare microfoni e audio proveniente da computer in un'unica soluzione hardware e fare così streaming in altissima qualità verso OBS, Discord, YouTube, eccetera, eccetera. Ma è anche una scheda audio, come vedremo, semi-pro, gestibile direttamente anche da Studio One. Sto parlando di Revelator IO 24, disponibile da pochi giorni nei negozi e quindi ho colto l'occasione per farmene mandare una da MIDI Music, da utilizzarle per le prossime dirette streaming su Studio One e sull'audio recording. Revelator, visto dall'esterno, dispone di due ingressi microfono con un controllo di gain separato ed una alimentazione Phantom 48V attivabile in grado di gestire ogni tipo di microfono contemporaneamente, sia dinamico sia condensatore. Perfetto quindi per chi desidera avere due canali separati per una voce o uno strumento acustico, come ad esempio la chitarra. Un display OLED per il controllo dei parametri al volo senza consultare lo schermo, con un push button da switchare tra i vari canali, come vediamo. Cliccando all'interno possiamo infatti switchare tra monitor, cuffie e gain, quindi possiamo scegliere direttamente da questo potenziometro e poi lavorare, aggiustare quindi il gain anche del microfono. Basta selezionarlo, muoverci poi su gain e abbassare il gain, come vediamo abbastanza semplice e riscontrabile anche lì nel nostro schermo. Due pulsanti per richiamare i preset, mentre dietro troviamo l'uscita cuffie, due uscite main out per le casse o un altro ampli cuffie, una interfaccia MIDI per collegare un controller esterno o una tastiera. Esternamente è uno strumento solido, in metallo, semplice da posizionare anche in verticale. I preamplificatori sono gli X-Max di Presonus, che ritroviamo già nelle nuove schede audio, e ci garantiscono un guadagno di 60 dB senza rumore, in grado di pilotare perfettamente anche il mio SM7B e ovviamente il PD70 che state ascoltando in questo momento e che avete già visto recensito su questo canale. Il pulsante 1, come abbiamo visto, ci porta nella pagina dedicata al preamp 2, il pulsante 2 ci porta nella pagina dedicata al preamp 2, dove possiamo quindi, attraverso quindi la manopola push, selezionare le Phantom, il gain e l'highpass filter, quindi per tagliare già il roll off sui bassi direttamente dalla nostra scheda audio. Il tutto quindi senza utilizzare il pannello di controllo che vedete qui all'interno dello schermo. Sul retro troviamo ovviamente la connessione USB-C. Da notare che l'uscita cuffie pilota fino a 300 ohm di impedenza, quindi anche le mie DT990 riescono a funzionare egregiamente con questo preamplificatore posteriore. Universal Control, come vediamo, gestisce tutta la scheda, quindi da qui, dall'interno della pagina, possiamo gestire le funzioni principali della scheda. In questo momento si trova in modalità multi, ma può essere posizionata in modalità single ed essere utilizzata da Studio One in maniera completamente diversa. Nella modalità multi, come vedremo, la scheda si predispone per poter creare delle uscite e degli ingressi virtuali che vengono già visti immediatamente dal sistema operativo, senza necessariamente installare dei driver appositi, come avveniva in precedenza per tutte le altre schede audio, non soltanto quella di Presonus. Cliccando all'interno di Revelator, accendiamo il pannello di controllo, in questo caso è molto ampio ma può essere ridimensionato facilmente, come vediamo, e ci dà modo di accedere a tutte le feature contenute in questa scheda e che ora andremo a vedere una per uno. Da sinistra, come vediamo, troviamo il canale di ingresso 1 e 2 e questi due canali sono ovviamente indipendenti, quindi è possibile selezionare due diverse tipologie di effetti per ogni singolo canale. Troviamo qui l'accensione della Phantom, ovviamente adesso il microfono è dinamico quindi non la usiamo, ma possiamo accenderla sul canale 2. Il gain che stiamo utilizzando in questo momento per pilotare il microfono dinamico
e la mandata effetti che vedremo poi in seguito, perché appunto Revelator IO 24 dispone di un DSP interno contenente tantissimi effetti in tempo reale. La comodità infatti è quella di poter avere, oltre la voce in streaming senza latenza, anche tutti gli effetti audio senza latenza, come se stessimo lavorando con un vero e proprio mixer. Seguono poi i canali di playback che io ho nominato Playback Mac, Virtual A Zoom e Virtual B Discord, ma questi sono i canali di playback e loopback. Normalmente il playback viene chiamato anche Mix A, mentre i loopback 1 e 2 che io adesso ho chiamato Virtual A e Virtual B sono i Mix B e Mix C che trovate sul manuale. E sono i canali fondamentali per collegare le applicazioni esterne come ad esempio Skype, Discord, Zoom e ovviamente YouTube, come anche le nostre DAW come ad esempio Studio One, Logic, Cubase, Nuendo, Pro Tools eccetera eccetera. Segue poi il volume del riverbero, quindi l'effetto, come vediamo, che entra in funzione appena viene alzato il fader. In questo caso il riverbero dispone appunto di tre settings, small, medium e large, riferiti appunto all'ambiente e che provengono dagli algoritmi di Roomverb di Studio One, per poi finire nella sezione di mix main out. Come vediamo adesso sto uscendo troppo forte dalla mia scheda audio nella sezione di monitoring, mentre nella registrazione rimane invariato. Il main fa riferimento all'uscita main e quindi sarà l'uscita che poi verrà replicata nella sezione record e che mi permetterà attraverso Stream Mix di inviare il mix completo direttamente nell'uscita virtuale di streaming. Il main, quindi record, loopback e loopback 2 hanno un master completamente separato che non influisce sugli altri. Quindi possiamo effettivamente avere dei mix separati per le uscite separate virtuali della nostra scheda, come se stessimo lavorando sui dei bus. Per monitorare quello che esce da ognuno di questi stream basta cliccare all'interno della cuffia, in questo modo avremo il monitoring esatto di quello che sta passando nei loopback. Io adesso sto monitorando ciò che va in streaming, quindi sto nella sezione record e tengo le cuffie accese. Posso poi qui dal master avere il link Monitor Mix oppure la sezione mono per ascoltare direttamente in mono. Sopra troviamo l'uscita main out e phones, quindi un mix tra i due, mentre sotto abbiamo appunto il blending tra l'uno e l'altro. La grossa novità, come vi dicevo, relativa a questa scheda è il suo DSP interno, cioè il sistema di effetti che dispone appunto questa scheda. Nella finestra principale abbiamo questa sezione che richiama velocemente il parametro di effetti relativi al fat channel, una sorta di riassunto del fat channel con high pass filter, gate, EQ, comp e limiter che possiamo accendere ed utilizzare durante le fasi. Il limiter, come vediamo anche gli altri effetti, dispongono di piccolissimi parametri on fly, quindi da scegliere al volo per poter lavorare, come ad esempio inserire un de-esser al volo, un'equalizzazione che dia un boost sui bassi o per le voci femminili o il broadcast eccetera eccetera, oltre al gate che appunto può essere low, medium, moderate e high. L'high pass filter ha già delle preconfigurazioni su 40, 80 e 160 per tagliare appunto il roll off sui bassi. Se vogliamo scendere nel dettaglio di questi effetti clicchiamo in alto a destra l'icona di Fat Channel e qui dentro possiamo lavorare direttamente come su Studio One nella configurazione dell'high pass filter in maniera dettagliata, del gate e tutti i suoi parametri, dell'equalizzazione che sto usando in questo momento sul mio PD70 per renderlo un po' meno aspro. Vi rimando al video sul PD70 che trovate sul mio canale e poi la possibilità appunto di scegliere un compressore passando appunto dalla versione standard, che è quella che troviamo anche su Studio One, per passare nella Tube o nella FET che stiamo utilizzando in questo momento. Infine troviamo il limiter, che ci serve appunto per non esagerare sull'uscita del nostro gain e quindi non andare mai in clip. Come ultimo della catena c'è una serie speciale di effetti che adesso andremo a vedere, si chiama appunto voice. Possiamo scegliere il doubler, che ricorda una sorta di riverbero. Possiamo il detuner, che ci permette di avere la voce più profonda, più particolare. Il vocoder, che sembra di avere appunto un vocoding. Possiamo scegliere poi il tipo di frequenza su cui farlo lavorare. Il ring modulator, molto carino, che ricorda appunto i Decepticon di
Transformers e poi il filter che ci permette di avere una sorta di voce più metallica. Possiamo poi lavorare, sembra un po', ricorda quella dei Visitors degli anni 80. Infine il delay, molto comodo, qualora ci servisse appunto un delay sulla voce mentre cantiamo, ad esempio. Questo tutto in tempo reale e quindi tutto in modalità DSP all'interno della scheda. Ovviamente la DAW e tutto il resto non viene coinvolto da questo processing e ci permette di essere utilizzato su qualunque computer, anche quelli un po' più vecchi, come ad esempio in questo momento sul mio vecchio Mac Pro. Nella sezione Chain possiamo salvare appunto i nostri mix chain come su Studio One e nelle preferenze scegliere di avere il Fat Channel sullo stream output, quindi sia del canale 1 del canale 2, oppure qui nella modalità output delay possiamo scegliere di deattivarlo dal VoiceFX e poi possiamo salvare i nostri preset. Come vediamo adesso abbiamo a disposizione uno switch rapido che possiamo attivare dal fronte della nostra scheda audio per passare da vocal a acoustic guitar, oppure appunto acoustic guitar potremmo tenerlo sull'altro microfono e quindi avere due segnali completamente diversi. In alternativa possiamo passare nei preset sono stati configurati e quindi poi ritornare nella scelta dei preset. Ovviamente qui appaiono anche i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 in base al preset che poi noi abbiamo salvato qui all'interno degli slot. Questi sono comunque richiamabili sempre dai pulsanti. Infine abbiamo questo OK Space Overload. È un ottimo trucco per mascherare la voce, quindi utilissimo per i gamers, non tanto per noi che suoniamo live. Se possediamo un iPad o un pad Android, possiamo controllare tutti questi parametri dal pannello attraverso l'applicazione UC Surface che abbiamo e che utilizziamo anche con Studio One. Ma possiamo scendere ora nel dettaglio della configurazione di questo sistema, perché è un po' complesso ma ci permette dei routing molto molto interessanti senza dover, come vi dicevo all'inizio del video, installare nulla di particolarmente strano. La prima cosa da installare è lo Universal Control che troviamo all'interno della pagina del nostro account di Studio One dopo aver registrato il Revelator. Quindi installato Universal Control e aggiornato il firmware alla versione 1.13 che contiene diverse caratteristiche che abbiamo visto, scegliamo la configurazione in modalità multi, così da poter accedere a questa pagina di controllo. Ovviamente la frequenza di campionamento in questo caso nella modalità multi rimane 48 kHz, mentre se utilizzato come scheda audio indipendente, quindi in modalità single, il sample rate può salire fino a 96 kHz, quindi diventa effettivamente una buonissima scheda audio per altissima risoluzione nella registrazione. Vediamo ora come utilizzare e come configurare il Revelator con i nostri microfoni. Quindi semplicemente attacchiamo il microfono nell'ingresso principale e vediamo subito il livello d'ingresso. Se non è sufficiente, quindi vediamo che i nostri picchi non arrivano sui meno 10, meno 6, alziamo il gain per poter avere questo tipo di controllo. Successivamente, come vi ho fatto vedere, utilizziamo il Fat Channel in modalità riassunto per cercare un preset che può essere utile a quello che stiamo facendo, oppure scendere nella modalità più definita e poi appunto muoverci all'interno del Fat Channel per lavorare sull'equalizzazione, sul compressore o sugli effetti. Il gate è molto molto utile quando noi comunque stiamo in un ambiente rumoroso, non è questo il caso perché la mia stanza è già insonorizzata, ma se ci troviamo in un ambiente che riverbera tantissimo, il gate diventa utilissimo per limitare il riverbero della stanza e quindi rientri all'interno del nostro microfono. In alternativa possiamo spegnerlo e quindi avere anche il rumore di fondo che sentite adesso. In questo caso è la ventola del Mac che sta spingendo. Torniamo alla nostra configurazione. Appena collegato come il microfono, come vediamo in serie, e ascoltata l'uscita out direttamente dalle cuffie, passiamo alla configurazione del Mac in questo caso, ma questo accade anche sul PC. Andiamo nella Audio MIDI Setup del nostro Macintosh e scopriamo che, se messo in modalità multi dagli Universal Control, il Revelator ci mostra tre diverse configurazioni: Revelator IO 24, Revelator IO 24 Virtual A e Virtual B. Questi sono delle uscite e degli ingressi, come vediamo, virtuali, quindi
sono uscite di scheda audio che vengono riconosciute dalle applicazioni ma che non esistono fisicamente sul nostro controller. Questo ci tornerà utile perché così possiamo inviare l'uscita diretta di ogni applicazione verso questo mixer che vediamo qui. In questo caso io ho scelto dall'interno del Macintosh di far uscire l'audio del sistema, quindi cliccando con il tasto destro del mouse Use this device for sound output. Quindi tutto l'audio del sistema che esce da YouTube, da iTunes, da Spotify va direttamente nell'uscita main di Revelator IO24, che qui corrisponde, ovviamente l'ho chiamato Playback Mac, ma lo trovate ovviamente con la scritta Playback. In questo caso posso scegliere di inviare un audio in sottofondo. Come vediamo adesso l'audio sta uscendo da iTunes, quindi posso scegliere anche di creare un playback o un sottofondo musicale mentre sto parlando, sto facendo una diretta, oppure appunto alzarlo e cantare sopra alla nostra base. Questo è quello che sta uscendo da iTunes. Posso ovviamente riscattare quello che esce dalle piattaforme di streaming indirizzando l'uscita di streaming direttamente negli ingressi virtuali che abbiamo visto prima. Per fare questo è molto semplice, utilizziamo ad esempio Discord che ho usato poco fa. Andiamo su preferenze di Discord e qui dentro sotto voice e video selezioniamo come ingresso il Revelator, in questo caso Virtual B, sia come ingresso sia come uscita. In questo caso la mia voce sta entrando, lo vedete dal LED verde, e ovviamente il ritorno di Discord verrà rivisto all'interno del Revelator sotto il Virtual B. Quindi in questo modo potrò streamare verso il Virtual B, che è il Loopback 2, sia la musica di playback, quindi anche le uscite magari del Studio One che esce sul Virtual B, mentre in ascolto, quindi quello che sto mandando in streaming magari su un'altra piattaforma o su YouTube, posso regolarlo da qua, quindi ritorno da Discord in questo caso. Il Virtual al momento non lo sto utilizzando, ma posso lanciare Studio One e scegliere all'interno di Studio One, come vediamo sotto preferenze audio device, o il Virtual B o il Virtual A come uscita, come playback device della mia piattaforma DAW. In questo caso l'audio poi di Studio One verrà indirizzato direttamente qui in questa sezione di Virtual A Zoom per quanto riguarda lo streaming, mentre il mix di quello che esce da Studio One lo troviamo in Loopback 1. Quindi posso scegliere di inviare a Studio One il Loopback sia il playback della nostra traccia proveniente dal computer, oppure miscelare appunto l'uscita verso il Virtual Mix A. In questo caso il record è quello che sto mandando in streaming, quindi quello che andrà poi in streaming. E qui dentro posso scegliere appunto l'audio di ritorno di Discord per l'ascolto sia dello streaming sia nelle cuffie, perché le cuffie stanno monitorando questa sezione. Oppure chi si trova su Discord, che in questo caso è il Loopback 2, può essere escluso l'audio e quindi loro non ascoltano l'audio che io ascolto in cuffia. È un mixer a tutti gli effetti. E questo ci permette appunto di configurare tutte le piattaforme dentro il Revelator IO24 senza bisogno di mixer esterni, di software aggiuntivi, di driver aggiuntivi e tutta quella serie di complicatissimi routing che facevamo prima, precedentemente, con OBS o con altri sistemi molto più complessi, soprattutto sotto il Macintosh. Vi ricordo che feci già un video sullo streaming con l'utilizzo di Loopback di Ameba, che comunque ha un suo costo. In questo caso non è stato necessario utilizzare Loopback e su Macintosh ho potuto ottenere uno streaming di alta qualità senza l'ausilio dell'aggiunta, quindi l'installazione di driver di terze parti o di software di terze parti. In definitiva, Revelator è uno strumento professionale per lo streaming, l'interfaccia perfetta per fare streaming senza problemi su ogni piattaforma, giocare insieme agli altri, discutere e ovviamente suonare live in diretta con due microfoni, latenza completamente inesistente con gli effetti interni gestiti dal DSP, facilità di configurazione ed utilizzo massima, nessuna necessità, come dicevo, di driver di terze parti
e installa automaticamente da sola gli ingressi e le uscite virtuali che poi utilizzeremo sia sul Mac sia sul PC. Non ultimo è una buonissima scheda audio con ingressi combo in qualità semi pro con gli ottimi preamplificatori, uscita cuffie e uscita speaker, insieme ovviamente anche all'interfaccia MIDI inaspettata per questo genere di scheda. Ultimo ma non ultimo, il software a corredo. Infatti è tantissimo. Troviamo Studio One Artist del valore di 99€ e una serie di plugin di terze parti che vengono regalati insieme a Studio One Artist, per un totale che supera di molto il valore stesso della scheda audio. Siete gamers, streamer, insegnanti, studenti, performer, Revelator è lo strumento all in one che fa per voi. Io lo utilizzerò per le prossime dirette, lo vedrete sempre più spesso e vi assicuro che non ne rimarrete delusi, soprattutto per il costo a cui viene offerto. Al momento non ho trovato altri tipi di interfacce che possiedono queste caratteristiche a questo prezzo. Vi consiglio di provarlo e di seguire magari altri video che farò sull'utilizzo di Revelator. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!